Basta e basta, e oggi siamo ritornati qui incredibilmente dopo tanto 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 tempo con un nuovo incredibile video. Quest'oggi non staremo qua in questa cameretta e come avrete ben visto non c'è il carissimo Vezze, perché andremo a Genova a vedere Genoa-Napoli, signore e signori, incredibilmente una partita molto bella, anche perché le tifoserie sono gemellate, quindi ci sarà un gemellaggio immenso tra genuani e napoletani, quindi ci saranno i napoletani in mezzo ai genuani e spero che ne venga fuori una bella cosa per voi e una cosa divertente per me. Prima di andare allo stadio vi tengo due minuti qui a parlare, perché andremo ad analizzare un attimo il Genoa e successivamente il Napoli. Il Genoa viene in campionato da due vittorie nelle prime due partite veramente euforiche, con 3-1 in tutte e due le gare contro Cagliari e Crotone, una partita rinviata contro la Fiorentina in casa nella quale eravamo arrivati al 27esimo dominato dal Genoa sullo 0-0, e poi la sconfitta che non si è ancora capita a Sassuolo per 2-0, una partita molto strana che ha rispecchiato un Genoa passato più che presente e non ha fatto entusiasmare molti tifosi. Quest'oggi affronterà il Napoli, ha una partita in meno ovviamente con la Fiorentina, a 6 punti, speriamo di arrivare a 9 e speriamo soprattutto di fare gol, perché il Genoa ha una tendenza che è stata sfattata nell'ultima partita, perché le prime due partite aveva giocato male la prima frazione di gara, ma la seconda era diventata il Barcellona, e invece nell'ultima giornata ha giocato male, ha giocato bene la prima e ha giocato malissimo la seconda. Speriamo che con Napoli giochi bene sia la prima che la seconda, così impattiamo e vinciamo. Il Napoli invece viene da 5 partite, di cui ne ha pareggiata solo una e vinte 4, perché infatti aveva pareggiato la prima in casa, fuori casa a Pescara, e poi per il resto aveva vinto contro Milan, Palermo e Bologna, e in Europa League contro la Dinamo Kiev. Quindi ha vinto sempre tutte le partite, il gioco di Sarri è molto pulito e molto bello, si vede che c'è una buona squadra dietro. Ha vinto 3-0 a Palermo, che va bene che Palermo non sarà fortissimo, però non è facile, ha vinto in casa col Bologna, ha vinto contro squadre un po' medio-basse, però anche col Milan, che vabbè, e però comunque ha giocato molto bene. E signori, quest'oggi non so cosa ne potrà venire fuori, io spero anche solo in un pareggino, ci metterei la firma da genuano, però non lo so, andiamo allo stadio, non perdiamoci in chiacchiere, le due squadre sono messe più o meno bene, più il Napoli che il Genoa, che in questo momento è anche in testa della classifica, però andiamo con la partita, non perdiamoci in chiacchiere, vediamo un po' se il Genoa riuscirà a vincere, colleghiamoci con Marassi. Ok, vai! Madonna signori, madonna
siamo, noi ci siamo. Inizia il primo tempo, 0-0. Il bambino ce l'ha a morte con l'arbitro. Bene, 0-0. Bene, signori, molto bene, 0-0. Abbiamo una situazione. Palla persa da Ocampos, ma ecco. Bravo, oggi, questo è Carelli. Tocca al fantacalcio, testa di minchia. Palo da cazzo. Oh, scemo! Lascia sta palla. Io non so cosa si è mangiato. Mancano 3 minuti, signori, alla fine di una partita della quale non sono state segnate reti. Siamo al 45esimo, 3 minuti di recupero, signori. È un punto importantissimo che andrebbe benissimo, speriamo bene. Dai! Vai, mettila! Oddio! No! Cosa cazzo ha preso? Cosa ha preso? Dai, dai! Ma vai in paradiso, stronzo! Sì! Finisce così! 0-0, signori! Bene, va bene, potevamo fare meglio, ma hanno giocato anche meglio loro. 0-0, adesso vediamo il prossimo video, ciao!